Sicuramente questa sera la festa di San Patrizio qui a Urbino, il bilancio diciamo che per il momento questi giorni di festa sono stati veramente veramente molto molto partecipati, abbiamo avuto tantissima gente, abbiamo superato probabilmente le 5-6 mila presenze in questi 4 giorni, domani è l'ultimo giorno, dobbiamo dire che la città e tutto il territorio ha risposto, solamente stasera sono arrivati tanti ragazzi e anche tante famiglie, quindi questa è la cosa positiva da Pesaro, da Fano, da tutto l'entroterra e anche da altre regioni. Quindi diciamo che questa prima esperienza della di Irlanda in festa è sicuramente un'esperienza positiva, un'esperienza che consente anche di progettare qualcosa di importante anche per il futuro. Questo gruppo che si è creato anche di volontari, di ragazzi che si sono dati da fare, che si sono impegnati per fare qualcosa per la città, ricrea un po' quel senso di comunità che anche la città di Urbino aveva, di cui la città di Urbino aveva sicuramente bisogno dopo anche il terremoto bianco della neve. Quindi siamo molto contenti di come sono andate le cose, siamo anche un po' stanchi perché comunque è una festa molto molto impegnativa, però diamo appuntamento a tutti a questo punto al prossimo anno, non possiamo non ripeterci, quindi appuntamento a tutti a Irlanda in Festa 2013. Cosa molto molto bella è stato comunque vedere questo connubio tra ragazzi e anche tra famiglie, tra turisti che sono venuti interessati sia alla parte enogastronomica ma anche comunque alla musica e anche naturalmente allo stare insieme appunto in questo splendido luogo che è Borgo Mercatale, proprio sotto i torricini del Palazzo Ducale di Urbino. Quindi questa è stata veramente una bella emozione anche per me che appunto sono urbinate, vedere questo insieme di giovani e di adulti che comunque stanno insieme e vivono insieme un momento di aggregazione. Penso che deve essere un grande insegnamento anche per altre iniziative in futuro. I am Mike from Gales with a band called ERB Dragons, and we were booked for the Irlanda Infesta in Bologna and also here in Urbino. Had a fantastic day here today. Great fun. Sicuramente noi ci dovremmo impegnare per mantenere saldo questo gruppo che si è creato di volontari qui appunto a Irlanda in Festa, che ha visto insieme tra l'altro un bel connubio anche tra studenti universitari e ragazzi urbinati. Questo credo che deve essere un aspetto molto importante che dobbiamo curare, cioè questo connubio, questo lavorare insieme, questo non considerarsi entrambe le parti, cioè studenti e cittadini, non considerarsi entrambi cittadini di Urbino e di questo territorio. Siamo tutti cittadini di questa realtà e dobbiamo quindi viverla come appunto come siamo, insomma, da cittadini anche attivi.